Torino. Arriviamo nella roccaforte dei poli trasfusi italiani. Sono loro i resistenti e le vittime del più grande scandalo della sanità italiana. 1.390 morti e migliaia di contagiati, guidati dal presidente dell'associazione, Angelo Magrini. Ci arriviamo mentre pesa su tutti la richiesta di archiviazione del caso da parte del pubblico ministero del Tribunale di Napoli, tribunale che ha ereditato il processo per competenza da Trento. Ma mentre pure si apre una speranza, un decreto inaspettato del GIP di Napoli ordina al PM di elevare la contestazione da epidemia colposa, che andrebbe in prescrizione presto, a omicidio colposo plurimo in prescrizione nel 2020. Per i Marcucci, Guelfo Marcucci in particolare, le società collegate alla sua, il più grosso gruppo che vende emoderivati in Italia, e Duilio Poggiolini, dirigente al Ministero della Salute negli anni dello scandalo. Dopo 20 anni di lotta e di attesa, il presidente Magrini è sfinito. Un incidente stradale mi hanno trasfuso praticamente una delle sacche di sangue, una di queste mi ha infettato. E... Infettato di cosa, signor Magrini? Di epatite C, oggi sono in cirrosi. Epatite C e cirrosi. Lei è appena stato in ospedale. Quante medicine assume al giorno? 24. E questa terapia qua ti butta a zero tutte le difese immunitarie. Ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita senza quell'infezione? Non ci vuole pensare. Torno allora alla sua associazione. Quanti malati infettati hanno fatto capo a questa associazione? Siamo praticamente 29.200. 29.200 storie di ogni sì, genere. Sì, di ogni genere. Ci sono 238 bambini in età pediatrica morti per epatite di AIDS. I responsabili di tutti questi morti non sono stati ancora trovati né condannati e il processo a Guelfo Marcucci, a chi lavorava con il suo gruppo a Poggiolini, iniziato a Trento nel 2000, dopo mille fatiche e anni d'attesa, è passato a Napoli nel 2003 e da 5 anni è praticamente fermo. In quanti vi siete costituiti parte civile? 1.324. Ecco, nel procedimento che avete, che appunto è pendente sì. Di voi che vi siete messi insieme, nei confronti di 27 persone ho letto, sì. In top 10 ci sono, l'ha citato, Duilio Poggiolini, Guelfo e Paolo Marcucci, esatto. Titolari di questa Marcucci. Oggi come stanno? Lei ha notizie di loro? Stanno benissimo a Roma, vanno in giro praticamente all'Euro. Poggiolini va in giro, cioè, pur sapendo che ha ucciso delle persone, è libero, un cittadino libero. Poggiolini, per la cronaca, tutti si ricorderanno, è quello del PUF. Con il PUF. 11 miliardi di botte CCT. Nella speranza che si riapra il processo di Napoli con il nuovo capo d'accusa di omicidio colposo plurimo per Guelfo Marcucci, 10 dipendenti del suo gruppo, e per Poggiolini, i malati hanno una nuova arma, la class action, l'azione contro il Ministero della Salute che non li ha tutelati, inserita nella finanziaria 2008. Già da oggi sono più forti grazie a una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione depositata l'11 gennaio mattina, che prevede la possibilità di risarcimento in sede civile per tutti gli infettati da epatite B, HIV ed epatite C anche prima della individuazione dei kit per l'isolamento dei virus, dunque fin dagli anni 70. Siamo tra i soci della class action, perché noi abbiamo detto: vedrai che qualcosa farà, o ci pagano o ci pagano, e allora ci mettiamo tutti assieme e qualcosa verrà fuori. Quindi questa causa collettiva, sì, che avete promosso, in quanti l'avete promossa e da quando? Dai primi di ottobre siamo sui 580 unità. L'interlocutore ideale direi che sarà il Ministero della Salute, certo. Che danni potrebbe pagare? La vita di una persona può valer più, o di un ragazzo, di un figlio, non ha prezzo, per cui sicuramente se parlassi di 500.000 euro, di 1 milione di euro, è poca cosa, ma i valori italiani rimangono comunque ad oggi ancorati a quelli che sono i parametri conosciuti dai nostri tribunali, che sono parametri, ahimè, poveri, ma devo ragionare con lei realisticamente.